Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Gitta. Oggi siamo su Alchemy Emporium. Ve lo porto il giorno stesso della sua uscita, sviluppato dai Crotal Games. E dovrebbe essere un team italiano. Infatti ha già pubblicato, io vi avevo portato, The Ballad Singer. L'avventura, diciamo, raccontata con il libro, insomma, e l'avventura visiva, diciamo. Qui invece siamo in un gioco che, lo sviluppatore mi ha pregato di segnalarlo, apparentemente è un gioco apparentemente semplice ma dalle meccaniche molto complesse. Lo andiamo a provare insieme tenendoci magari sempre un occhio verso una possibile live futura. Andiamo a provarlo, non so dirvi ancora il prezzo, so solo che comunque esce il 26 di maggio, verso metà giornata. Il mio nome è Indie. Il gioco è sia in italiano che in inglese. L'orfanotrofio non è un luogo adatto a dei bambini. Un paradosso, considerando che lo scopo dovrebbe essere proprio quello di crescerli. Il problema era probabilmente dovuto al fatto che tante diverse specie venivano accudite e, come hai saputo, un umano ha esigenze diverse da un cucciolo di imp o un bambino di scheletro. Fantasy più assoluto. Un giorno un vecchio alchimista venne in visita all'orfanotrofio. Cercava un giovane corvo da addestrare come apprendista. Purtroppo per lui di giovani corvi neanche l'ombra. Fu quindi costretto a ripiegare suo malgrado su una giovane donna. Le piccole ed esili dita non potevano di certo competere con un becco robusto e la capacità di volare. Ma l'alchimista aveva fretta e la portò comunque con sé. Seleziona il villaggio. Siamo a Caldwin, Anne, Dimhelt, Darwinion, Colos, abbiamo popolazione, tasse, magari facciamo questo, Darwinion, però mi ispirava questo, di Melt, che è tutto abbastanza normale. Qua abbiamo la popolazione, il tasso di aggiornamento di rifornimento presso i fornitori di ingredienti, i turisti, le tasse, il turnover degli abitanti, luogo. Vabbè, facciamo di Melt. Seleziona il tuo ordine, abbiamo l'ordine dei segreti rivelati, sembrano i classici nomi che si usano normalmente nei D&D, nei giochi da tavolo, insomma. Assaggio, capacità di apprendimento, denaro iniziale, qua c'è una sorta di, penso, difficoltà, ordine del sotterfugio, reputazione 5, facciamo l'ordine del sole. Facciamo questo? Ah no, ok, siamo andati avanti, il tuo ordine... Ok, ordine del sole. Poi, il partner. Ci sono diversi parametri. Negoziazione, risorse umane, valore della proprietà, di proprietà del partner. Indica se l'immobile sarà in affitto, un costo periodico, di proprietà del partner, senza costo periodico. Ah, ok, qua di proprietà del partner. Rifornimento, capacità di spostare, capacità di vendita, valore della proprietà. Facciamo questo, dai, Dwight Shop. Ok, questi sono i nostri punti caratteristiche che potremmo andare a mettere. Facciamo negoziazione, rifornimento, tossicità, miscela, non so cosa sia, ma assaggio, 2, 3, così magari siamo bravi. Siamo bravi anche nella vendita, apprendimento e risorse umane, gliele mettiamo così. Va bene, dai. Il nostro indie ci proverà. Ok, ti trovi nella bacheca, luogo in cui puoi organizzare le attività di tutta la settimana e molto altro. Ti mostrerò nei prossimi passaggi. Questa è l'area in cui puoi trovare le attività e intraprenderai queste attività a seconda di come le collocherai all'interno della settimana lavorativa, come ti mostrerò più avanti. Questa è l'area aiutanti, ok, che sono già stati assunti. Per ora ne hai solo uno, ma potrai assumerne di più contemporaneamente. Attraverso questo... Puoi accedere agli strumenti, ti serviranno per sbloccare gli ingredienti liberi di grado superiore per progredire nel gioco, non dimenticare di acquistarli. Qua abbiamo la scheda aiutanti, puoi licenziare, assumere e controllare le loro abilità e condizioni contrattuali. Lì invece affari loschi, puoi accedere ad affari loschi, ma saranno disponibili solo dopo la quinta settimana. Qui avrai a disposizione tutti i brutti ceffi del luogo che potranno essere inviati contro i tuoi concorrenti per cercare di ottenere un vantaggio. La giornata lavorativa è suddivisa in 4 momenti: mattino, pomeriggio, sera e notte. La notte non la possiamo fare.
Attraverso dei talenti potrai migliorare le tue performance lavorative in determinati momenti della giornata e sbloccare il lavoro notturno. Ok, ci sta. Col passare delle settimane in questa riga potresti trovare degli eventi programmati come feste di paese o battute di caccia al drago. Possono influenzare molti aspetti del gioco. Ok, l'ultima fascia sotto, ok, se ci sono eventi li vediamo lì. Possiamo influenzare molti aspetti del gioco, fatti trovare pronto con le pozioni adeguate alla clientela che potrebbe partecipare agli eventi. Interessante. Queste icone, quali queste, mostrano la merce presente nel magazzino, sono un rapido promemoria delle materie prime e pozioni che hai a disposizione, utili per organizzare al meglio la settimana lavorativa. Ok, proviamo a popolare la settimana lavorativa. Trascina l'attività acquisto. Ok, si acquista. Miscelazione subito. Gli aiutanti non possono aiutarti a svolgere tutte le attività. Tra le due disponibili, questo può svolgere solo l'attività di acquisto. Quindi trascinandolo. Ah, ok, c'è solo questo. Quindi lui si occuperà di acquistare. Nel caso volessi rimuovere un'attività e l'aiutante designato, sarà sufficiente cliccare sull'attività già inserita. Se invece vuoi togliere solo l'aiutante, clicchi lui o clicchi l'evento. Ok. I tasti preset ti torneranno molto utili per salvare una settimana lavorativa e richiamarla in un solo clic. Clicca su questo preset per caricare una settimana che abbiamo preparato per te. Vediamo un po' cosa fa. I preset sono molto semplici. Sposto qua così vediamo. Tanto vediamo acquisto, miscelazione, il giorno dopo il pomeriggio fa l'assaggio, l'impacchettamento, gestione negozio e vendita. Con il tasto destro del mouse puoi invece salvare la settimana all'interno del preset. Cliccato, ok. Clicca con il tasto centrale del link per uscire dal tutorial. Va bene. Ah, ok. Quindi praticamente qua, ok. E tra l'altro io avevo selezione, ok, avevo selezionato il preset di una settimana, ok. Quindi prendiamo il preset ok, aiutanti. Ah, posso assumerne. Cioè, sono bellissimi. Possiamo assumerne uno. Rifill portatore. Pagherò una penale perché sono obbligato a tenerlo per 5 settimane. Va bene, assumiamolo. Ok, abbiamo rifill portatore. Vedete che possiamo metterlo all'acquisto. Ma in realtà vorrei rifare, perché questo qua l'avevo provato io prima. Facciamo il preset del tutorial. Acquisto. Miscelazione. Impacchettamento. Vendita. E poi gestione del negozio. E miglioramento del personale, che immagino sia una formazione del... Ok, lui mi fa l'acquisto. Qua possiamo vedere gli strumenti. Abbiamo l'alambicco. Potreste trasformare questi ingredienti. Fase di miscelazione. Posso comprarlo. Lo compro. Hai ottenuto tutti gli strumenti necessari per passare al prossimo tier. Leggi dei libri per aumentare il livello alchimista e passare al prossimo tier. Ok. Abbiamo ottenuto l'alambicco. Quindi procediamo. Suggerimento: seleziona il mercante con cui vuoi commerciare. Inizio il tutorial. Ok, in questa attività adesso ce lo vediamo per bene, poi se ci ispira, ci piace, vi piace, potete scrivermelo nei commenti, poi ci facciamo magari una live. In questa attività potrai acquistare gli ingredienti necessari per miscelare le pozioni e in futuro anche i libri che utilizzerai per aumentare il livello di livello. Inoltre, come vedremo tra poco, potrai anche vendere gli ingredienti presenti nel tuo magazzino per cercare un guadagno. Ok, i tre ritratti evidenziati, che sono questi qui in alto, sono quelli dei fornitori. Cliccandoli potrai accedere a una stima del loro inventario. Attraverso questi tasti potrai selezionare le diverse tipologie di ingredienti. Ok, base, trasformabili, semilavorati specifici. Spero me le ricordi, perché in questa sezione puoi vedere gli ingredienti che attualmente hai nel tuo magazzino. Ok,
Da questa parte invece hai la stima degli ingredienti disponibili presso i venditori. Inizialmente tratteranno merci molto simili, proseguendo nel gioco inizieranno a differenziarsi. Clicca su questo fornitore, ok. Vai sui trasformabili, ok, ci fa vedere quelli che abbiamo, lo stramonio, lo spirito divino. I tasti che trovi in basso a destra della schermata servono per decidere se vendere e poi acquistare o passare direttamente alla fase di vendita. Vendi acquista. Clicca il tasto evidenziato per passare alla fase di vendita. Ok. In questa fase carichi sul carretto gli ingredienti da vendere al fornitore. A sinistra puoi vedere la merce ancora in magazzino, mentre a destra la merce caricata. Allora, queste icone vengono mostrate gli slot ancora disponibili. In questo caso mostra quanto spazio è ancora disponibile nel magazzino. La stessa icona sulla destra ti mostra invece quanto spazio hai nel carretto. Ok. Clicca tre volte questo ingrediente per trasferire gli ingredienti dal magazzino al carretto. Quindi clicca tre volte. Tre. Ok. La quantità rossa nel ring, ok, mostra quanto spazio hai ancora a disposizione, ok. Adesso prova a rimuovere l'ingrediente, un ingrediente dal carretto, è sufficiente cliccarlo. Ok, sì, infatti adesso è due. Come avrai notato, la ring ha recuperato una tacca. Ora clicca il bottone evidenziato per vendere. Vendo. In quest'ultima fase hai l'opportunità di acquistare gli ingredienti in vendita presso un fornitore. Clicca quest'icona per avere... selezionare gli ingredienti base è indifferente se clicchi sinistra o destra, quindi anche se clicco qui, ok. Acquista due ingredienti per ciascuna di queste due basi. Gli ingredienti e le loro caratteristiche sono generate in maniera procedurale a ogni partita, potrebbero essere differenti. Interessante, molto interessante questa cosa. Allora, voglio acquistarne due e anche qua ne acquisto due. Queste icone selezionare i semi lavorati, per ciascuna miscela almeno una base, un semi lavorato, uno specifico, ok. Quindi acquista due ingredienti, 1, 2, 1, 2, e poi andiamo sugli specifici e compriamoli tutti. Ok, ora, oltre a queste tre tipologie appena acquistato, esistono anche i trasformabili, possono essere utilizzati solo se hai acquistato lo specifico strumento, possono essere inseriti in fase di miscelazione, molto complesso pare. Stramonio e quelli che avevamo prima, acquistane 3 per ciascuno, ok. Stiamo riempiendo praticamente il carretto. Quando lo spazio sarà terminato, la ring diventerà completamente rosso. Questo bottone compra la merce, ok. Usciamo dal tutorial, ok. Hai acquistato 18 ingredienti al costo di 241, ok. Sì, questo l'abbiamo appena fatto, ma credo che non sia quello che dovevamo fare, credo, quindi vediamo un attimo. Compriamo un po' di... Ah, vendi, acquista, acquista. Posso qua, acquisto soltanto. Acquisto un po' di roba. Acquisto un po' tutto perché ne abbiamo bisogno in magazzino. Ah, ma mannaggia, abbiamo venduto tutto, quindi fatemi vendere un po' di roba, perché dobbiamo comprare anche questi. Ok, compro merce. Ok, abbiamo comprato, abbiamo riempito il carretto, quindi andiamo avanti. Adesso abbiamo il tutorial di come funziona la fase di miscelazione. Nella fase di miscelazione puoi mescolare gli ingredienti precedentemente acquistati e creare delle nuove miscele. In questa attività il ring indica il tempo a tua disposizione, ogni singolo tentativo potrà avere del tempo. Attraverso questi tasti potrai passare da una tipologia di ingrediente ad un'altra. Clicca per questa base per spostarla all'interno dello strumento di miscelazione. Clicco, me l'ha messo lì. Ora seleziona la categoria specifici, quindi abbiamo messo l'acqua di vita, ora mettiamo mercurio d'antimonio, ok, abbiamo messo di là, quindi una base e uno specifico, ora il semi lavorato e ci mettiamo lo stramonio. Valore ingredienti 51. Ora sei pronto per miscelare la tua prima pozione, clicca con il tasto evidenziato, quindi acqua di vita, stramonio e mercurio.
miscela. Puoi rinominare la miscela, ti tornerà particolarmente utile quando inizierai a capire le proprietà degli ingredienti. Clicca OK per confermare. Lo chiamo acqua di stramonio antimonio. Acqua di stramonio antimonio. Ok, applica. Ora proviamo a miscelare un'altra pozione. Clicca questo semilavorato per variare la composizione della miscela. Quindi clicchiamo questo e ci cambia. Vedete che poi c'è sì in ogni cosa, un settore, insomma. Clicca sul tasto per dare via alla miscelazione. Abbiamo speso, vedete, questo tempo per fare il nostro primo tentativo. Creiamo la nostra seconda. La miscelazione è fallita. Alcuni ingredienti non sono idonei alla creazione di miscele e porteranno sempre a fallimento. Alcune volte invece si tratterà di un errore del processo di miscelazione. Sarà a te capire quale tipologia si tratta. Cioè, praticamente, fatemi capire. Alcuni sono ingredienti sbagliati, altre volte possono essere giuste, però può essere un errore nostro e quindi gli ingredienti sono giusti, ma è fallito. Quindi è figo questa cosa perché ci fa giocare per scoprire. E calcolando che ogni volta viene generato tutto proceduralmente, non esiste un modo per avere, diciamo, una guida su cosa fare. Bisogna proprio scoprirsi il gioco. Questa è una cosa che io apprezzo tantissimo. Gli ingredienti trasformabili sono identici ai semilavorati, tranne per il fatto che verranno consumati tre alla volta al posto che uno solo. Inoltre sarà necessario acquistare l'apposito strumento per poterli utilizzare in fase di miscelazione. I trasformabili conferiscono un piccolo vantaggio in termini economici, costano di meno per essere acquistati. Ok. Quindi io prendo lo stramonio. Seleziona questo ingrediente, ma non me lo inserisce. Ok, l'ho messo qua. Clicca due volte sul tasto di miscelazione. No, l'avevamo già usato. Vabbè, perfetto. Quindi acqua di stramonio, antimonio, miscela. Così ci ricordiamo quello del tutorial. Possiamo farne ancora uno. Poi possiamo provare magari lo zolfo nero, spirito divino. E zolfo nero, sale ammoniaco, spirito divino, zolfo nero. Abbiamo selezionato tutti gli altri, vediamo un po' se funziona. Miscelazione ha avuto successo, quindi lo chiamo sale vino zolfo. Un po' paura questa cosa. Ok, abbiamo fatto anche questo, non riusciamo più a farne. Sì, forse uno ancora riusciamo. Ok, abbiamo fatto già un po' di pozioni nostre. Si va avanti. Ora c'è la vendita. Hai terminato l'attività, clicca sul tasto centrale del ring per uscire. Inizia tutorial. Ok, in questa attività puoi impacchettare le miscele che hai preparato precedentemente, renderle definitivamente delle pozioni. Ricordati che devono avere almeno un'etichetta gialla. Clicca per selezionare. Ah, questo è il sale ammoniaco, quello che abbiamo fatto prima. Per ciascuna singola miscela che hai prodotto hai la possibilità di scegliere un diverso packaging. Nel negozio dovresti quindi trovare una stessa miscela suddivisa in base al suo packaging. Cioè? Clicca conferma per mettere la miscela in un packaging economico. Ah, ok. Questa attività riduce quante ne puoi ancora impacchettare. Usare packaging differenti ha un impatto nella fase di vendita. Potrebbero migliorare la soddisfazione del cliente e aumentare il margine di guadagno sulla pozione. Alcuni clienti potrebbero richiedere un packaging più belli nel caso desiderino regalare la pozione o siano di gusti raffinati. Clicca due volte sul tasto di conferma per utilizzare due packaging differenti.
Non l'ho capita proprio tantissimo, però vabbè. Involucro economico. Involucro standard, involucro economico. Lo so, ma noi non avevamo fatto mica le pozioni, scusate, prima. Beh. Andiamo avanti. Arrivano i clienti. Non hai altre pozioni da vendere, hai terminato l'attività, clicca sul tasto centrale del ring per uscire. Non hai pozioni assaggiate e impacchettate da poter trasferire, hai terminato l'attività, clicca sul tasto centrale del ring per uscire. Seleziona il libro da leggere, manuale perfetto alchimista. Quindi praticamente adesso noi abbiamo il miglioramento che avevamo messo per migliorare e ci modifica delle cose, leggi. E si sale di esperienza. Nelle varie abilità. Ok. Posso leggere ancora? Sì. Abbiamo finito il tempo. Terminato l'attività. Ok. E qua viene salvato tutto nello slot 1. Vedete che sono migliorato in questo. Allora, il preset 1. Proviamola così. Proviamo il preset 1 con... lo facciamo velocemente, adesso mandiamo lui a fare. Perché probabilmente usiamo le sue abilità nel mentre lo facciamo. Comunque vabbè, poi se lo sviluppatore guarderà questo titolo e cioè questo video e vorrà darmi dei consigli, ben venga. Ah, qua possiamo vedere quello che vende ogni genere di tizio, ma vabbè. Intanto chi se ne frega, io compro acqua di vita. Ah, vorrei acquista. Acqua di vita. Sale ammoniaco. Stramonio. Spirito divino. Questo, due. Questo e questo. Compro la merce. Perfetto. Adesso di nuovo. Quindi lo compriamo magari da un altro mercante. Ok, abbiamo messo, come ben detto, il primo giorno, il lunedì, si andava due volte a comprare la merce. Quindi andiamo da due fornitori diversi e compriamo la merce. A questo punto si va a fare l'acqua di vita, stramonio e poi antimonio. Ok, e ci viene già nominata la pozione giusta. Ne facciamo un'altra e poi facciamo zolfo nero. Spirito divino e sale ammoniaco e ci fa ok, 3. Abbiamo fatto altre pozioni, perfetto, e possiamo farne ancora. E c'è anche acqua di vita, stramonio, antimonio, falla. Ancora delle azioni da poter intraprendere. Ok. Ok. Facciamo l'altra. Sale, spirito divino e zolfo nero. Ok. Proviamo adesso acqua di vita. Abbiamo ancora tempo? No, perché li abbiamo finiti tutti, quindi finiamo qua. Ok, assaggio. Adesso le pozioni le abbiamo. Vediamo un attimo. Inizio tutorial. Nella fase di tasting puoi cercare di individuare le proprietà delle miscele che hai preparato, individuando le etichette correlate alla miscela. Nell'area evidenziata puoi vedere le miscele pronte per essere assaggiate. In questa fase non conta la quantità, le miscele in quantità multiple hanno le stesse proprietà, ok? Tutte le miscele partono con due etichette bianche, significa che non sono mai state assaggiate. Clicca una miscela. Ora proviamo ad assaggiare la miscela. Come prima cosa clicca una delle due etichette. Quando sono entrambe bianche non fa alcuna differenza. Ok, clicco questa. Puoi seguire in prima persona l'assaggio, puoi utilizzare composti
ed assaggiatori che sbloccherà più avanti. Alla fine si fa. Si alla fine si scoprire. Ah, si scopre. Ok. Per questo tutorial eseguirà l'assaggio in prima persona. Ok, quindi potremmo assumere qualcuno che rischia la vita per noi. Clicco. Negare odori. La miscela è molto tossica. In questa attività il ring indica quanti tentativi hai a disposizione. Oltre alle etichette bianche esistono anche le etichette gialle e verdi. Etichetta gialla, risultato ancora incerto. Sarà necessario assaggiare nuovamente. Quando diventa verde... Ok. Ciascuna miscela può essere assaggiata una sola volta per attività. Questo perché al termine dell'assaggio sei convinto che il risultato ottenuto sia quello corretto. Potrai comunque tornare sui tuoi passi. Bella anche questa cosa che devi provare più volte perché non ti dice che è già giusta la tua interpretazione. L'icona del cestino ti tornerà molto utile nelle fasi avanzate di gioco. Dov'è l'icona del cestino? Questa, ok. Quando comprenderai le proprietà degli ingredienti riuscirai a capire che un assaggio è sbagliato anche se ha ancora un'etichetta gialla. Clicca il tasto centrale della ring per uscire dal tutorial. Ok, quindi possiamo assaggiare il sale zolfo coso qui. Vai. Etichetta gialla individuata. Levitazione. Ok, abbiamo questa prima prova. Io adesso gli faccio fare un altro assaggio. E questa è incubo. Gira voce che un alchimista si sia trasformato in imp dopo aver assaggiato la pozione. Ok, le abbiamo assaggiate. Facciamo passare. Adesso di nuovo. Possiamo farla assaggiare di nuovo. Quindi assaggiami l'incubo. Non riesce a determinare. Adesso voglio provare a vedere se non è riuscita neanche in questo caso a determinare. Posso provare di nuovo? No. Quindi in questo caso possiamo scegliere il packaging. Quindi abbiamo l'acqua, il packaging, l'acqua stramonio antimonio, e gli mettiamo una confezione standard, ci costa 5, l'economica ci costa 2. E, magari il packaging piace di più così. Ok. E questo invece è standard. Hai terminato? Ah, abbiamo completato il tempo. Ok. Ora che cosa si fa? Magazzino. Bancone. Le trasferiamo. Ah, beh, ma guardiamoci il tutorial così almeno che... Questa attività è l'opportunità di spostare il magazzino e le pozioni prodotte per la pronte per la vendita. Questo ti consentirà di risparmiare tempo mentre venderai le pozioni ai clienti. Questa icona indica il magazzino, tutte le nuove pozioni vengono inizialmente allocate al suo interno. Questa icona mostra gli scaffali, collocare le pozioni qui dentro ti consentirà di risparmiare tempo rispetto ad andarle a prendere in magazzino. Quest'ultima icona indica invece le pozioni sotto il bancone, sarà molto rapido servire i clienti in questo modo, ma lo spazio è limitato. Figo. Bancone già selezionato, prendo questa e clicco questa due volte. Ah, figo. Indica, ah, ok. Nel caso competessi errori, possiamo cliccare il tasto reset per la situazione iniziale. Riempire al massimo il bancone, ok. È molto bella questa cosa, molto molto bella. Perché possiamo scegliere di metterle tutte al bancone in modo da averle tutte già lì disponibili. E credo che ce le abbia anche eliminate perché ogni volta che una ne proviamo, ogni volta che ne proviamo una viene eliminata. Quindi io decido di far così. Le metto tutte lì. Poi avremo spazi disponibili negli scaffali. Però va bene, dai, le mettiamo sotto il bancone. E ora andiamo alla vendita. I disegni sono molto belli qua, devo dire. Prende anche un po' di ballad... dell'altro gioco. Ok, vediamo un po' che succede. Inizia tutorial. Vediamo che ci spiega come funziona, così completiamo questa presentazione. Ti trovi ora nell'attività destinata alla vendita. Qui raccoglierai i frutti di tutte le tue attività. Clicca sul cliente evidenziato per dare inizio. Ok. Nell'area evidenziata puoi vedere tre icone relative al bancone. Gli scaffali e il magazzino, se avete clienti con pozioni già presenti sotto il bancone ti consentirà di risparmiare tempo, il tempo immagino sia questo. Fallo sempre quando puoi. Quest'area trova le pozioni che possono essere vendute al cliente e sono automaticamente filtrate in base alla sua richiesta. Queste due aree, queste qui, indicano la richiesta del cliente e le impressioni sul cliente. Quante volte ha già visitato il negozio, una stima del budget che potrebbe avere a disposizione, cosa pensa nel tuo emporio e quanta pazienza sembra avere. Pozione, ok.
Qui puoi vedere la variazione di prezzo attuale al momento al 100%, significa che non hai applicato sconti o sovrapprezzi. A destra è indicato il ricavo, ovvero quanto incasseresti se la transazione andasse a buon fine. Okay. In questa area, questa, puoi decidere se impiegare nel dettaglio la pozione al cliente o intrattenerlo con qualche aneddoto interessante. Entrambe queste possibilità consumeranno tempo ma miglioreranno l'opinione del cliente. Questa è una figata assoluta. Clicca su spiega la pozione e intrattieni per risparmiare il tempo del prezioso. Quindi clicco qui e clicco qui. Quindi non spiego la pozione, faccio lo scontrino addirittura. Si può anche non fare lo scontrino. Non è tenuta reputazione bonus, ma hai risparmiato tempo. Infatti abbiamo consumato solo due, mettendo lo scontrino e adempiuto al pagamento delle tasse. Mamma mia, ragazzi. Bene. E questo se ne va, perché ho servito prima l'altro. Ah no, ok, clicca questa. Proponi. Il cliente ha rifiutato la pozione, non è ricordo, puoi trovare i dettagli. Perché? Non è convinto se acquistare la pozione o meno. Prosegui. È insoddisfatto, clicca sul nuovo cliente per servirlo. Salve. Mi dica. Vuole questa? Proponi. Secondo il cliente la confezione della pozione non è abbastanza bella. Gli do questa. Non vogliamo farci scappare questo cliente e fargli un piccolo sconto. Dai. Solo per lei. La pozione ha una tossicità inferiore al limite massimo, ma l'etichetta non è quella richiesta al cliente. Ok. Va bene. Va bene. Salve. Dica. Vuole questa? Gliela do subito. Sono subito da lei. Le spiego anche la pozione perché voglio fare una buona impressione. Faccio uno sconto, rimanda, rimetto, prossimo cliente, sì, passi la settimana prossima che, ok, mi dica, lei cosa vuole, pensa che si era buggato prima, ok, non possiedi pozioni idonee, manda via, no, mi spiace, non ce l'ha, allora chi tocca? Posso scegliere anche quelli in coda che serve da servire prima, ok, cosa vuole? Un incubo. Abbiamo questa, che sono entrambe incubo. Le do la confezione standard perché lei mi sembra uno... Le spiego anche la pozione perché sono uno molto bravo. E però non le faccio lo scontrino. Il cliente non ha accettato la proposta ma non è rimasto soddisfatto... Ha accettato la proposta ma non è rimasto soddisfatto dalla pozione. Hai guadagnato reputazione... Ok. Vabbè, mi spiace. Ce l'ho qua, quindi non perdo tempo ad andare a prenderla in magazzino. E le do... la pozione. Salve, mi dica. È una figata, assolutamente, bellissimo, bellissimo. Allora, signorina, cosa desidera? Una pozione incubo, le do questa, perché è una confezione economica, la guardo in faccia, mi faccio anche un piccolo sconto e la intrattieno, le faccio anche fattura. Accettata la proposta, ma non è rimasto soddisfatto la pozione. Ma perché? Sì, prenda. Prende e se ne vada, proprio buttato così. Salve lei, buon uomo, cosa desidera? Secondo me non ho quello che le serve. Ah no, vuole una pozione incubo. Ok, le posso dare no, le do questa, va. Le do questa e le faccio che 5% di sconto e le spiego anche la pozione. L'etichetta... quella che sta al cliente. No, non è rimasto soddisfatto. Vabbè, dobbiamo capire bene questo discorso delle tossicità. Comunque, ultimo cliente, credo gli ultimi due, perché... Le faccio un bello sconto, guardi, le faccio 85... Non guadagniamo niente vendendola così. Ah, perché non ho pozioni, devo riguardare. Salve. Sembra che l'altro se la prende e voglia andare via, invece no. Non abbiamo pozioni, arrivederci. Lei. E non abbiamo niente, manda via. Niente. Per oggi sono terminati i clienti, perfetto. E qua si ricomincia, no, selezioniamo il libro da leggere, quindi si sale un pochino l'abilità. Si può leggere due volte, quindi leggiamo lo stesso libro due volte, saliamo di abilità e tecnicamente ora si ricomincia con la terza settimana. Devo capire bene come funziona il discorso dei
degli aiutanti. Qua vedete abbiamo gli strumenti, potremo comprarne altri in futuro. Gli affari loschi si sbloccheranno nella prossima patch. Adesso non so se sarà già disponibile ora che sto registrando, e quando vedrete il video il gioco sarà già magari probabilmente uscito, quindi fatemi sapere intanto che cosa ne pensate di questo veramente veramente interessantissimo gioco, tra l'altro italiano, quindi insomma qua nel villaggio di D-Melt abbiamo iniziato la nostra avventura di Alchemy Emporium, cioè veramente gioco fighissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!